Buonasera a tutti ragazzi, sono il Franza 7 su NBA Revival Zone. Con il video di oggi vi propongo una trade a quattro squadre che andrebbe a risolvere un po' di problemi, un po' di tutti praticamente. Quindi se avete un attimo di pazienza, parte la sigla e poi ce la vediamo insieme. Via! Ed eccoci qua con la mega trade a quattro squadre che secondo me darebbe soddisfazioni un po' a tutti, ognuno ovviamente per quelli che sono gli obiettivi che ha, perché ci sono quattro squadre coinvolte, due sono contender, a detta di molti, una è in pieno rebuilding, i Detroit Pistons, e una è in quel limbo da cui non si schioda ormai da diversi anni. Andiamo a vedere squadra per squadra perché ho pensato a questa trade. Intanto, se vedete failed lì sopra è semplicemente perché, come leggete in basso a sinistra, Kelly Olynyk, che è uno dei giocatori coinvolti in questa trade, è stato recently signed, è stato rinnovato recentemente e non può essere scambiato prima del 15 di dicembre, quindi questa trade potrebbe aver luogo dal 16 di dicembre in poi. Andiamo a vedere chi acquisirebbe ogni squadra. Detroit Pistons. Arriverebbero dai Golden State Warriors, Andrew Wiggins, James Wiseman e Moses Moody. Mentre dai Philadelphia 76ers, Paul Reed e Springer. Questi due semplicemente per far quadrare i conti, anche se Paul Reed personalmente non mi dispiace. A Philadelphia arriverebbero D'Angelo Russell, Josh Jackson e Kelly Olynyk. A Golden State, Jeremy Grant e Karl-Anthony Towns. A Minnesota, Ben Simmons, Jonathan Kuminga, Isaiah Joe e Isaiah Stewart. Allora, nel fare questa trade ho immaginato gli scenari di ogni singola squadra. A Philadelphia vogliono disfarsi di Ben Simmons, penso sia abbastanza ovvia la questione, come penso sia ovvio che Ben Simmons dovesse rimanere a Philadelphia, comunque non giocherebbe. Al posto di Simmons arriverebbe ovviamente D'Angelo Russell, giocatore più perimetrale, giocatore che insieme ad Embiid, insieme a Tobias Harris e comunque insieme a Kelly Olynyk e Danny Green, Seth Curry e tutti gli altri, potrebbe essere un discreto fit. Allarga il campo, è un giocatore che può portare palla, è un giocatore che può comunque giocare anche in transizione, anche in campo aperto, un buon passatore e sicuramente un miglior tiratore di Ben Simmons, qua ci piove poco. Josh Jackson e Kelly Olynyk sarebbero due ulteriori giocatori da rotazione, nel caso di Kelly Olynyk molto utile dal mio punto di vista, un giocatore che sta diventando una sorta di facilitatore, più avanti va nel corso della sua carriera. E Josh Jackson è un giocatore che l'anno scorso ha messo a tratti cifre importanti a Detroit e che può dare il suo contributo dalla panchina. Nella logica dei 76ers ovviamente c'è lo scopo principale, quello di liberarsi di Ben Simmons, però non svendendolo. In questa mega trade arriverebbe ad acquisire Olynyk, che a Detroit è essenzialmente troppo vecchio in un'ottica, in una logica di rebuilding, Josh Jackson, che comunque è più giovane ma ha un solo anno di contratto rimasto e che comunque può giocare in questa stagione e poi essere lasciato come free agent alla fine dell'anno, e poi ovviamente D'Angelo Russell, che ha ancora due anni di contratto e che sicuramente sarebbe meglio come fit, anche contando che c'è Embiid, rispetto a quanto non lo fosse Ben Simmons. Lato Pistons, ovviamente, la parola d'ordine è rebuilding. E quale miglior rebuilding se non quello di prendersi in carico giocatori giovani? Parlo di James Wiseman, che a Golden State, per come sta andando Golden State, al momento non ha spazio, ok che è infortunato, ma temo che comunque non avrà grandi minutaggi, e Moses Moody, ovvero uno dei due rookie di quest'anno. Arriverebbero, come detto, Paul Reed, che ribadisco a me non dispiace, e Springer, che sono due giocatori che arriverebbero da Philadelphia semplicemente per far quadrare i conti. E comunque giovani, comunque avrebbero spazio, dal mio punto di vista, in una squadra come Detroit.
Lo scopo di Detroit è mantenere, cioè creare un'ossatura giovane che punta su Cade Cunningham, chiaramente, ma con James Wiseman, Moses Moody, Paul Reed, Killian Hayes, Sadiq Bey, può effettivamente cercare di costruire qualcosa. Ovviamente per mandare in porto tutti questi movimenti bisogna che rientri Andrew Wiggins all'interno di questa trade, il che vuol dire che nonostante stia facendo molto bene a Golden State, se Golden State vuole fare un upgrade, potenziale upgrade ulteriore, deve comunque in qualche modo inserirlo nella trade. Andiamo a vedere Golden State, perché è vero che perdi Andrew Wiggins, ma ti prendi Jeremy Grant, che oltre a prendere 11 milioni e mezzo in meno a stagione, è più o meno un giocatore simile. È un giocatore che può sostituire Andrew Wiggins in quintetto, facendo più o meno le stesse cose che fa Andrew Wiggins, facendoti risparmiare 11 milioni e mezzo in salary cap. Tra l'altro, se si riuscisse a mettere in piedi una trade del genere, quindi liberando Wiggins, Wiseman, Moody e Kuminga, che andrebbe a Minnesota, riusciresti a caricarti anche Karl Anthony Towns, il che vuol dire Steph, Clay, Jeremy Grant, Draymond Green, Karl Anthony Towns. Dalla panchina Jordan Poole, Damian Lee, Otto Porter, Andre Iguodala e chi più ne ha più ne metta. Gary Payton II e compagnia. Non lo so. Allora, Golden State sta viaggiando troppo forte adesso per pensare di toccare anche solo qualcosa. Ma se ti mettessero sul piatto un'opzione per portarti in casa Karl Anthony Towns e un giocatore che andrebbe a sostituire in tutto per tutto Andrew Wiggins come caratteristiche tecniche, beh, ragazzi, tifosi Warriors, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, so che siete in tantissimi. Ultima squadra, Minnesota. Minnesota abbiamo visto che con Towns, ormai da diversi anni, da quando è stato scelto, non si è mai riusciti a raggiungere i playoff, se non in una stagione sola, con Thibodeau in panchina e Jimmy Butler in campo. La crescita esponenziale di Anthony Edwards per me dovrebbe far fare un'unica cosa a Minnesota: tradare Towns e Russell finché hanno ancora un ottimo mercato. Con questa trade prenderebbero Ben Simmons, un giocatore comunque giovane, grande difensore e magari in un ambiente diverso rispetto a Philadelphia, con magari anche più voglia di cominciare a espandere il suo gioco. Jonathan Kuminga, prospetto sicuramente top dell'ultimo draft, grandissimo difensore. Isaiah Stewart, un lungo che è un buon difensore, buon rimbalzista, molto giovane, e Isaiah Joe da Philadelphia, anche qui più che altro per far quadrare i conti, e comunque un giocatore che l'anno scorso ha avuto anche un minimo di minutaggio. Ovviamente per Minnesota si tratta di dare la squadra nelle mani di Anthony Edwards, circondandolo di altri prospetti giovani, di ottimi difensori, perché Ben Simmons, Kuminga e comunque Stewart sono due ottimi, Simmons e Kuminga, un buon difensore Stewart, la difesa che a Minnesota è comunque sempre mancata. Rimarrebbero poi Malik Beasley in ambito realizzativo, Patrick Beverley, Naz Reid e tutti i giocatori che ci sono attualmente. Ovviamente andrebbero a perdere Towns e Russell, però dai le chiavi a Anthony Edwards, ti prendi la scommessa Ben Simmons, ti prendi un prospetto interessantissimo come Kuminga e ricominci a ricostruire da un giocatore che mi pare un minimo più solido rispetto a Towns e Russell, che è Anthony Edwards, che ragazzi sta venendo su in una maniera spaventosa. La trade, ragazzi, è questa. Utilizzate i commenti per dire cosa ne pensate. Io rimango qui in attesa di sentire anche la vostra. Se poi vi piace o vi piace parlare di queste cose fantasiose, magari si può ripetere in futuro. Giovani, un saluto, il Franz.